Ragazzi, non potete capire. Ho appena fatto una vittoria epica, ma non mi ha registrato l'audio del video, purtroppo. Me ne sono accorto tipo metà video, metà partita, e non mi ha registrato l'audio. Mo quindi la andiamo a rivedere. Questa vittoria qua. Dobbiamo pure andare a prendere le maestrie. Adesso la andiamo a rivedere, magari a velocità 2 o 4. Andiamola a vedere in velocità 2x, domatori, fireball missate, come vedete una bella partita è stata, ho giocato proprio bene. All'inizio pensavo che non ce la facevo, infatti stava bestemmiando tutti i santi, ma questo già mi ha sfondato una torre. Poi non so come sono riuscito a recuperare, vedete golem del ghiaccio davanti là, la seconda fireball questa volta giusta, i danni del moschettiere, la sua zap. Io che riparto con un domatore spiritello sulla Tombstone, un hit. Ci tiro il log, mi pare no, non ce lo tiro qua il log. Lui mi ha sfondato completamente, stavo bestemmiando di nuovo tutti i santi. Poi è scattato il per 2 e allora, come vedete, sono riuscito a ricaricare tantissimo l'elisir. E ho iniziato di fireball, moschettieri, golem del ghiaccio. Ci sono tirato i domatori, le fireball. E quella torre era presa. Poi sono andato sull'altra torre con domatore. Domatore, sì. Moschettiere e golem del ghiaccio. Poi ho capito più o meno lui come faceva. Quindi ho iniziato a mettere il cannone alto. Più avanti, mi sa che lo metto alto. Qua ancora no, dalla prossima giocata. Poi io ciclavo velocissimo i domatori. No, ancora dalla prossima. Lui metteva doppie terremoto. Pure lui là non ci ha capito più niente. Vedete, tra tornado e pirotecnica. I danni sulla centrale li hanno fatti tantissimi. Ma due corone ho vinto, mi pare. Non mi ha registrato l'audio sto telefono del merda. Mo si sta pure a spegne. Guardate come ciclavo io i domatori. Quel domatore sulla torre è stato fondamentale. Poi ci ho tirato pure la fireball. Potevo risparmiare la fireball, ma forse ho fatto bene, perché per poco non ho perso. Come vedete c'avevo torre a 700. 789. E siamo arrivati a 5-5, 9-5. Vediamo di hittare le 6 e 5. Le 6 e 5. Le 5 e 6. Domatore livello 7. 300 gemme. Va bene. E noi ci va benissimo. E quindi tutto completato pure del domatore. E allora come ci andiamo a mettere l'emblema del domatore? Eh sì, andiamoci a mettere, dai, al posto del cannone. Ci andiamo a mettere l'emblema del domatore. Domator dei cinghiali, eccolo qua. E andiamo alla prossima, allora. Questa è come se fosse la seconda partita per me. Quello era un video di 6 minuti che abbiamo riacchiuso in 2 minuti e 50. Vediamo perché questo è pure livello 12, eh. Siamo contro un livello 12. La fireball all'11 qua è fondamentale contro la witch. Il log pure è molto fondamentale. Non è fondamentale in realtà contro la witch, sapete, perché non la tolgo. Non la tolgo, guardate questo che c'ha. No, vabbè, questa è persa. Persa. Raga. E come fai? C'è un deck di merda in confronto al suo. Come la devo vincere? Non le prendiamo le 5-6. Orda di scheletri? No.
deck è questo? Deck di merda, si fa sta gente, vincono pure, non lo so. Come fanno? Non sono riusciti neanche a dividere i scheletrini. Fulmine, lui era carico di Elisir. Per fare una giocata del genere, mini pecca. Non mi dispiace. Non mi dispiace, mini pecca. Non mi dispiace. Perché riparto col domatore. Lui ci mette la torre infernale. No, lui ci mette il principe addirittura. Vediamo se quel moschettiere me lo leva. No, ma che me leva il moschettiere? Me leva anche sto cazzo. Per forza. E moschettiere. Siamo già nel per 2, non me ne ero anche accorto. E allora Fireball Slow Hitch. Se la tiravo più indietro con la Fireball. Buono quel log. Buono quel moschettiere che mi toglie quasi tutto in realtà. Buono le sue frecce, sono costretto a tirarci un altro log. Domatore, scheletrini per ciclare. E Fireball per forza. Mica possiamo aspettare la Witch. Pure questa l'abbiamo recuperata alla grande. Mo non perdiamo la concentrazione perché lui ci potrebbe tirare. Non ci credo, non gli ha tirato la fulmine. Questa è una botta de culo, raga. Perché lui ha sprecato 6 di Elisir e non gli ha tirato la fulmine. Non so se ve ne siete accorti. Gli ha usato l'Elisir, ha fatto l'animazione della fulmine, ma non gliel'ha tirata. Non ci credo. Questo è stato un grande spreco per lui. Vai Domador. Erdomador, raga, Erdomador. 5-6, raga. Siamo in record assoluto. 5.613, 5.500 di oro. E questo è il baule dei campioni. E infatti qua si sbloccano i campioni. Oh! Se arriviamo a 5.675 in questo video, chiudo il canale. Vai! Prossima, ragazzi. Se chiude il canale, Frangop, eh. Il canale Twitch, quello Frangop secondo. No, non mi ricordo come cazzo si chiama. Insomma, il secondo canale di Twitch chiudo, mica questo. Lo sapevo io. Potevo tirare pure prima. Non volevo sprecare Elisir. Log bait, e vai va. Poi facciamo i danni, mo non ce li facciamo più. Guardate che log bait, raga. Sempre il log ci serve. Per qualsiasi mossa che fa lui serve sempre il log. E io con log e fireball, diciamo, non me la gestisco. Ho sempre perso contro i log bait, quindi. Scendiamo di nuovo sotto le 6.5. Che dobbiamo fare? Io che me volevo prendere il campione. Manco per lo cazzo. Questa è stata bella. Siamo sopra di uno di Elisir. Io non ci spreco il log, sapete? Lo spreco qua il log. La congelamento. Buona, buona, molto buona, sì. Lui mi ripartirà sicuramente col barile, infatti. Pure la zap mi ci ha tirato. Io devo difendere per forza perché questa non la vinco. Domatore. Non credo ha ciclato l'orda. Infatti. Mo' l'ha ciclata. E l'ha messa pure. E qua per forza log, che faccio? E me la porto la Valchiria, me la porto sull'altra torre. Moschettiere da dietro.
Scheletrini, qua prima si cicli il log, è meglio è che non è di qua. Eccolo qua, qua serve il log. Vai log, Madonna che log ho tirato io. Vabbè, questo è un domatore un po' alla minchia. E qua neanche la fireball ci uso, qua non ci uso niente. Perché c'ho doppio moschettiere, pure se ho sprecato un po' di elisir, va bene. Vai. Non credo di vincerla, ma proprio mai. Congelamento. Sgherri. Avevo visto che era un po' storto il cannone. Sì, ma che cazzo vinci? Ci arrendiamo? No. Continuiamo fino allo spareggio. Non credo di arrivarci, però. Infatti. Se non c'era la congelamento ce l'avevo fatta. Con la congelamento, buoni quei danni del moschettiere però. Non male, non male. Domato. Sì, la salvezza, domato. Bella. Giocata. Me l'aspettavo, cazzo, 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 vaffanculo. Bella per lui. Log bait con congelamento, non l'avevo mai visto. Io me lo copio pure, se ci fa un test. Avete capito? Per ci fa un test con sto deck, me lo metto di qua. E potenziamo sti sgherri. Vai, questa la possiamo recuperare. Tanto questo sarà un video bello lungo. Che a voi piacciono. Dai, livello 14. Già è finita questa. Non la gioco neanche. Giusto perché stava a perdere i sir. Cazzo. Almeno non è log bait, penso. Poi se ci ha messo la pirotecnica. Ah, è pure lì, ma ha fatto la pirotecnica. Vai con la witch, raga, la witch. Ma voi la sapete la witch? Quelli sono bei danni. Qua la witch me la countera. Golem. Guardate quello scheletrino. Mi è andato a falitto sul cannone. Fireball per forza. E non c'ho niente io per difendere la mongolfiera. Quindi là è torre. Qui pure congelamento. Io pure io ho fatto bellissimi danni sulla torre. Torre a 500, 400. Non credo di recuperarla. Però se già andiamo a fare una cosa del genere, già la portiamo a 300. E se andiamo a fare una cosa di così, ci togliamo sta merda di mezzo e sta a posto. Poi col domatore che la prendo. Tutti i counter comunque sto a trovare. Minatore colossale. Mica si è girata quella parte. Mandava solo a morire scheletrini. Che mi servivano sul minatore. Tanto l'abilità già l'ha fatta per fargli cambiare corsia. Mongolfiere che non ci dà problemi. Cazzo, se non ci dai problemi. Lui ha speso tanto. E ha fatto tanto, infatti. Pure questa la vedo bruttissima. Bruttissima, bruttissima. Mi servono minimo altri due log.
questo è il mago minero. Guarda se si ferma sto minatore. Ve l'ho detto che ci servivano due log. Voi non mi avete voluto ascoltare. Ecco fatto. Regala la pirotecnica, porca puttana. Buona fortuna Lucazze. Se mettevo il domatore non ce la facevo, probabilmente c'aveva congelamento. Pure questa è andata tantissimo a fanculo, ma le recuperiamo due partite. Se perdiamo pure questa inizia a essere duro il colpo. 2.6. Dai. Mirror. Mirror match, ragazzi. Che cazzo mi ha preso questo con la fireball? Solo la torre. O manco la torre, solo la torre. Ok, facciamo una cosa del genere. 2.6, ragazzi. 2.6. Che cazzo è che è? 2.6 con la cosa. Mai visto il 2.6 con la torre infernale. Sarà dura, molto dura. Lui ha pure sbagliato gli scheletrini. Io ci devo buttare forse il cannone. Cannone in modo che la fireball non me lo colpisce. Pure il moschettiere lui l'ha sprecato. Pochi danni mi ha fatto. Questo deck è leggermente più lento, si vede. Due hit del domatore ha preso. Non lo so, in per due mi fa questo secondo me. Perché la torre infernale non va giù come il cannone. Quindi o li facciamo mo i danni o non li facciamo più. Qua la fireball è molto good. Solo il domatore ci manca qua. Il domatore suo. So di. E se ci mette il domatore è la torre. Che poi in gioco gli si deve mettere il cannone. Ecco il domatore. Lui continua a destra. Ma lui le giocate le fa bene. Io no. Io ci rinuncio. Ma ha preso gli scheletrini. Basta, basta, no, no, no. Ma io mi rifiuto proprio, ma vaffanculo, voi e Clash Royale. Vanno pure bene i video di Clash Royale, io non ho capito come fa a piacere sto gioco. Ma è proprio un gioco di merda, raga. Ma uno di quei giochi di merda che voi manco vi immaginate. Guarda, guarda, due cazze ha messo. Due cazze in Bergamesso, no, io non ci posso credere, io me ne vado, ma vaffanculo, poi Clash Royale. Ma veramente, raga, è andata in affanculo. Tre partite non le possiamo recuperare. Penso che queste sono perse e basta. Per sempre proprio. Si livelli 12 mi fanno schifo a me. Perché non si riesce a fare un cazzo. Sì, sto sclerando come non mai. Ma perché mo sto proprio incazzato. Ma poi quando uno vi prende così manco riesce a recuperare più. Anche volendo. Questa è stata una bella giocata. Anche volendo, poi uno quando si incazza non riesce più a recuperare. Questa è bellissima. Ah, cazzo. Persa, sì, vai, va. Ma io non ho capito sta gente come fa. Ma questo mi deve proprio far perdere i trofei stasera.
Porca puttana. No, se perdo tutta la prossima, veramente comincia a bestemmiare tutti i santi, poi. Cioè, ma veramente stiamo a fa'. Che è capace di me fa questo? Ma è impossibile proprio, io non ci posso fare niente. Guarda se si muove e prendeme la torre. Non te la prendo io la torre, vaffanculo, la puttana mamma. Guarda se si muove, pigliamo la torre. Raga. Ma zì, chi se mi fa aspettare fino allo spareggio? Mannaggia chi è morto, mannaggia. Possessa accisa. Bastardo. Un po' si arriva rimane mattina. Vaffanculo, abbiamo perso. 4 partite. 4 partite da 26, 25, 26 e 27 trofei. Sono più o meno 100 trofei persi. Calcolando anche che stavamo là. Sono 90-93 trofei persi più o meno. E questa pure è persa, perché è il livello 14. Mi deve far allungare sotto fino alle 5.000. No, guardate, non è normale. Non è normale. Ma non è proprio normale. A me deve far scendere fino a 5.500. Fino all'arena. Mi deve far scendere, mo, no? Dopo la vittoria epica, sì, de prima. Meno male che mi ha congelato la mongolfiera, ma io non c'ho l'elisir. Mi fa un hit. Quasi due. Devo cambiare deck. Il problema è cambiare deck. Non serviva il log, non lo so perché l'ho sprecato. Calcolando che c'è pure l'orda di scheletri. Sono un coglione, sì. La possiamo recuperare? Più o meno. Non lo so se è persa persa questa, eh. Ok. Non male, orda di scheletri. Lo sapevo. Già avevo l'elisir per buttare il log, se no lo buttavo subito. Senza proprio pensarci. Due hit sul maghetto me li ha dati. Mo se lo faccio arrivare a torre sto maghetto, manco va bene. Meno male che non è andata bene la giocata, se no aveva vinto. E io questo non lo posso difendere, sto coso là, come cazzo si chiama isso. Non lo posso difendere, quel minatore. Perdevo troppo elisir che dopo mi serviva in attacco. Madonna, lui c'ha la fireball al 14. Per quello non vinci. Una volta che uno hai visto che c'è la fireball al 14 è finita, no? Ma non è proprio normale. Adesso gira la fireball, doppia fireball ma girato, boh, dentro 2 secondi. E che fai più? In 10 secondi mica gli fai 1000 di danno, 1100 di danno, 1200 di danno, no? Ma io non lo so come cazzo già fa. Ma porca madonna. Ma non è proprio possibile.
S5. Sono 113 trofei persi. Mi pare 13 o 116, boh. 113 mi pare. Polizia, ma chiamiamo. Chiamiamo 113. Tengo anche i soldi per iniziare sto coso. Deck di Ciccio Gamer. Madonna, ci posso pensare che ho perso 113 trofei. Ehi, questo c'ha il deck come al mio. Con la pirotecnica, più o meno. Mamma mia, ma perché mi deve mettere sti mirror contro? Ah, non è manco mirror, che cazzo di deck strano è questo? Ehi. E come fai a non difendere una cosa del genere? Guarda quella pirotecnica di merda. Eh sì, ma io che cazzo devo fare? La pirotecnica è la pirotecnica. Come si chiama? La curatrice. La guaritrice. E quello mi fa tre corone altro po'. Io penso che non è possibile. Io poi c'ho ancora quello vecchio con la furia, non l'ho aggiornato più. Ogni tanto escono i fix. non è possibile. Questo è proprio counter counter. Guarda, io butto tutto sulla centrale. Io sto per bestemmiare tutta la famiglia di Gesù. Io penso che non avete proprio idea. Meno male che noi non scendiamo più. No, io stavo in Arena 1. Già stavo in Arena 1. Con tutte le partite che ho perso stasera, tutte perse. Andiamo avanti. Mo' più di quello, io arrivo a 30 minuti, mo' mi fermo. Manco vi posso far vedere 7 sconfitte. Una vittoria e 7 sconfitte. Di là devo lasciare. Questo è 2.6. Mi ha steso pure. Non è 2.6, meno male. E mai ha steso se era 2.6. Ok, se si collega magari. Era meglio, la possiamo gestire, più o meno, insomma. Non tanto, però. Vabbè, sì, è gestibile, questa è torre. Non è torre. Se non ci sta quella torre, quella bomba era torre. Sta torre e bomba, e qua mi fanno confonde. Di là devo lasciare di nuovo. E come faccio a far andare il domatore così? Cioè, come faccio a difendere il domatore? Poi un jolly di sirro per ripartire. Quel barbaro ci fa due hit. Non un hit, porca puttana. Sembra faceva due ora meglio. Ed è tanta roba. Quel draghetto. E io qua ci devo buttare una furia, mo. Ma per forza de cose. Quel draghetto è tanta roba, sapete? Sì, lui mi ha fatto la torre di là, però non vedo tanto un grande problema. Perché mo arriva il per 2. E io lo batto in per 2. Mo di là devo lasciare. Se non mi metteva qualcosa, non era meglio. Drago infernale metto questa volta. Lui mi sta cercando di dividere le truppe. Ci è riuscito pure, più o meno. Non tanto in realtà, però. Più o meno sì, dai. Furia, i scheletrini me li toglie. E quella è torre. Ve l'ho detto io. Siamo a 30 minuti di video. Scattati ora.
Tre corone. Raga, ma ve dovete fidare di me quando vi dico che non c'era problema con questo deck. Questo è il 2.6 sui deck che sto giocando meglio. Io mi fermo. Faccio giusto l'ultima partita perché mo penso che risaliamo. Dopo 7 sconfitte, 6 sconfitte mi pare, 6. Una vittoria e 6 sconfitte. Devo fare forza di questo. Non so manco se ci riesco a mettere la guaritrice, non ce la riesco a mettere, no. Il golem, scusate. No, la guaritrice già c'è stava. Questo mi ha finito proprio. Questo mi ha finito di buttare per terra stasera. Cambiare lane? Sì. Cambiare lane, sì. Cambiare lane. Ancora mi sto a morire, facciamo così e via. Devo lasciare, tanto non credo mi fa le 3. Magari ci buttiamo un log. Non mi fa le 3, ma quasi. Quel principe è fortissimo, come si chiama lui. Mi ha fatto le 3 praticamente. Mi ha fatto le tre corone mi ha fatto, mica le 3 palle. Questa è stata buona per lui. Lui mi fa tantissimi danni mo sulla torre. Beh, non tanti in realtà, è 2-2. 1.900. Che ne piace niente, 2-2, 2-4, 2-2, 1.900. Tutti i motori diesel. Ci mancava il 2000 però. Io questi Barbarians al 14 mi ha steso. Io non mi posso inventare niente, mo di là. Qua devo fare per forza così. Madonna, il golem me l'hanno massacrato. Guaritrice. Per forza. Mi ha massacrato la guaritrice. Sì, vabbè, mi ha fatto pure i danni sulla torre. Addio. È finita. Non c'è niente dove ci buttare. No, basta così. Una vittoria e 7 sconfitte, ragazzi. Grazie a tutti, ma non vi iscrivete, che è meglio. Almeno ci siamo presi un po' di roba, mi voglio potenziare sto coso. Il cannone può aspettare. Grazie a tutti, arrivederci. Non vi iscrivete, mi raccomando. Se mi fai male, frecce. Ciao.